Mario Balotelli è incredibilmente tornato in Serie A. L'aveva detto: voglio tornare in Serie A per spaccare tutto quanto. E allora il Genoa gli ha creduto sulla parola e l'ha preso. Contratto firmato fino a fine stagione e Mario Balotelli torna in Serie A per fare il devasto. E quindi in questo video andremo a simulare il ritorno di Balotelli in Serie A, ma non solo, perché simuleremo la sua carriera fino al suo ritiro. Adesso ha 34 anni. Vediamo tra quanto si ritirerà. Secondo me 2-3 stagioni. Vediamo come va, raga. Vediamo se resterà al Genoa. Vediamo soprattutto tutto come si comporterà nel suo ritorno in Serie A dopo ormai 4-5 anni, non lo so. Let's go! Allora, la prima cosa da fare è ovviamente iniziare una carriera con il Genoa, e l'ho già iniziata. Come potete vedere, gestione squadra, abbiamo il Genoa e bla 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 bla. Ora bisogna andare a prendere Balotelli. Ovviamente Balotelli ho dovuto crearlo perché non c'è nel gioco, e l'ho creato, raga. Ho cercato di farlo abbastanza simile alla realtà come overall. Adesso vi faccio vedere e vi spiego. La mia idea iniziale, raga, era di andare a prenderlo nella data reale in cui voi vedrete questo video, o comunque il 28 ottobre, che è la data in cui Balotelli dovrebbe firmare con il Genoa, o forse ha già firmato, comunque 28 ottobre. Il problema è che, avendolo creato e avendolo messo svincolato, se io simulo fino al 28 ottobre, raga, Balotelli va in altre squadre. Ho già provato più volte, quindi lo prendiamo adesso e poi, raga, andiamo fino al 28 ottobre e da quel giorno contiamo i suoi gol e i suoi assist. Tutti quelli che fa prima, raga, non li contiamo, è l'unica cosa da fare. Quindi, andiamo a fare la cosa più importante del video. Cerca giocatori, Mario Balotelli. Eccolo qua, Mario Balotelli, 33 anni, ovviamente compierà 34 tra poco, perché qua siamo ancora prima del suo compleanno, ma tranquilli che quando inizierà il video il 28 ottobre avrà quell'età. L'ho fatto 83 di overall, raga, perché l'ho fatto 83 di overall? Allora, nel suo prime lui secondo me era un 88-89. L'anno scorso su FC, che è l'ultima carta che abbiamo visto di Balotelli, era un 75. Io voglio dargli fiducia, raga. Ha detto che tornerà in Serie A per spaccare tutto quanto. Voglio provare a dargli 83 di overall, anche perché è vecchiette, quindi secondo me inizierà poi a calare. Proviamo a mettere in Serie A un Balotelli semi-prime, anche perché negli ultimi anni forse gli mancavano un po' le motivazioni. Secondo me al Genoa magari non sarà un 83, ma potrà rendere come un 83. E quindi, vamonos! Allora, ruolo ovviamente cruciale, cioè, ovviamente. Durata del contratto... Ora, il Genoa gli ha fatto 6 mesi, però gli facciamo 2 anni, ma se alla fine del primo anno, raga, non si trova bene, non ci troviamo, ovviamente, come il Genoa nella realtà ha il potere di cacciarlo via, Balotelli può anche dire: non voglio rinnovare il contratto. Quindi facciamo 2 anni e poi dopo un anno capiamo cosa fare. Però secondo me un rinnovino ci sarà, bisogna vedere come va, raga, Balotelli. Ignora clausola, vogliono una clausola di 187 milioni, vabbè, gliela togliamo la clausola. Stipendio, va benissimo, accettato, e Mario Balotelli arriva al Genoa. Che spettacolo! Ed eccolo qua, Balotelli che arriva in sede al Genoa. Marione Balotelli. Oh, il capello, raga, è quello lì, secondo me. Ce l'ha un po' più largo, però è quello lì. Per la faccia, vabbè, ho fatto il possibile, raga. L'importante non è farlo venire bene uguale, ma l'importante è vedere come rende. Ad aspettarlo c'è Gollini. Balotelli sta già sudando tantissimo. Balotelli è pronto. Vediamo la maglia. Vediamo che numero ha scelto. Che poi in realtà noi gli metteremo il 45. Vediamo però random che numero ha scelto. L'11. Ma Balotelli con l'11? Non lo so, ecco. Magari facciamo un cambio numero, eh. Voto a questa trattativa. Ci danno una bella A. Ottimo affare. E beh, riportiamo Mario Balotelli in Serie A. Ora, andiamo un attimo a capire delle cose. Allora, questo è il modulo del Genoa. Io direi che Balotelli giocherà al posto di Pinamonti, in teoria. Quindi andiamo a metterlo al posto di Pinamonti. Questa è la formazione del Genoa. Adesso io vado a sistemare un attimo due cose. Vado anche a vedere se c'è qualche infortunato. Vado a fare un attimo due sistemazioni di questa squadra. E andiamo direttamente al 28 ottobre, giorno in cui Balotelli ha firmato il contratto con il Genoa. Da lì inizieremo a contare i gol e gli assist. Quindi poi quelli che avrà già fatto al 28 ottobre li toglieremo, anche le presenze. Ci vediamo dopo, raga. Mamma mia. Commentate qua sotto dicendomi, raga, secondo voi in tutti questi anni di Balotelli prima del ritiro, quindi non lo so, 3-4 anni, quanti gol farà e quanti assist farà? E soprattutto, secondo voi, se verrà convocato in nazionale? Perché potrebbe esserci una svolta incredibile, visto che nel 2026 ci sono i mondiali. Calma, calma, andiamo. Ed eccoci qua al 27 ottobre, anzi andiamo al 28, giorno in cui Balotelli ha firmato con il Genoa fino a fine stagione. Poi vedremo come andrà, vedremo se ci sarà il rinnovo. Il rinnovo nella realtà sarà una cosa, quello nel gioco lo decideremo noi in base a come performa Mario Balotelli. Proveremo un po' a predire il futuro. Prima cosa da vedere, come sta andando il Genoa? Vabbè, 12esimo posto con 11 punti, nella realtà invece è 18esima con 6, quindi già sta andando meglio. Vediamo un po' come sta andando Balotelli, ma in realtà sono solo gol per farci un'idea, perché poi tutte queste statistiche le annulliamo. Balotelli ha fatto 3 gol e un assist in 12 presenze, quindi poi noi a fine stagione toglieremo 12 presenze, 3 gol e un assist per fare il primo punto della situazione di Mario Balotelli. Barua!
Ora, cosa direi di fare, raga? Andiamo a simulare fino a fine stagione. Però, prima di fare ciò ho voluto mettere degli obiettivi per considerare positivo il ritorno in Serie A e il ritorno nel calcio che conta di Mario Balotelli. E questi obiettivi Balotelli dovrà riuscire a completarli prima del ritiro. Così facendo renderà positivo il suo ritorno, il suo ultimo ritorno nel calcio che conta. Questi obiettivi sono: fare un totale di 30 gol, 15 assist, vincere un trofeo, chiudere la carriera in una grande squadra, quindi ricevere una grande offerta ed essere convocato per l'ultima volta in nazionale. Può essere anche un amichevole, raga, può essere il mondiale, quello che volete. Balotelli deve vestire ancora una volta la maglia della nazionale. Sarà difficile completare tutti questi obiettivi, vi sono apparsi adesso a schermo. Allora andiamo fino a fine anno. Tra l'altro non so quando si ritira Balotelli, quindi vediamo. Io direi, raga, a sto punto andiamo non fino a fine anno, andiamo fino qua al primo maggio, che poi abbiamo le ultime quattro partite con Milan, Napoli, Bologna e Atalanta, che magari ce le simuliamo partita per partita. E vediamo un po' Balotelli che fa. Per ora sta giocando titolare, però sta anche già invecchiando, sta perdendo overall, ha compiuto 34 anni. Non lo so, vediamo, raga. Intanto abbiamo vinto con la Fiorentina. Balotelli migliore in campo, mamma mia. Andiamo. Ed eccoci qua, abbiamo appena vinto 2-1 contro il Como. La prossima partita col Milan, ma qua ci fermiamo, raga, perché manca le ultime 4 di campionato. Andiamo un po' a vedere. Oh, noi siamo arrivati noni intanto, quindi Balotelli potrebbe aver svoltato il Genoa. Non so però se è merito di Balotelli, quindi andiamo su Abrosa. Ricordiamoci che dobbiamo togliere 12 presenze, 3 gol e un assist, sì. Quindi statistiche, ordina per gol. Balotelli chiude la sua prima mezza stagione al Genoa. Oh, regà, 39 presenze, 15 gol e 2 assist. Dobbiamo togliere un po' di cose, andiamo a fare le ultime 4. Però Balotelli ha fatto 12 gol, raga. 12 gol, mica male, a 34 anni. E tra l'altro l'overall è risalito, era sceso e risalito, non scende più Balo. Non scende più, qua ci dice riduzione di livello in 7 settimane. Ma raga, è gasatissimo. Mettiamoli pure attaccante avanzato, è gasatissimo Balo. E allora andiamo. La prima delle ultime 4 partite è contro il suo ex Milan. Vediamo un po' Balotelli che combina, se segna. 5-3 finita, abbiamo perso. Sabelli, Balotelli, Frendrup. Altro gol per Balotelli che arriva a 13 gol. Doppia cifra ampiamente superata. E magari ha fatto anche qualche assist. Ora abbiamo la sfida contro il Napoli. Balotelli vuole segnare, non ce ne frega niente del risultato. 2-1, vinciamo Miretti e casa. Preferivo perdere ma con gol di Balotelli forse, perché questo video è su Super Mario Balo, raga. Penultima partita, abbiamo l'Atalanta, un avversario al quale Balotelli può fare tanto male. 2-1, vinciamo, abbiamo vinto. Ah, pensavo avessimo perso. E segna pure Mario Balo e siamo a 14 gol in campionato. Mario Balotelli, raga, qua inizio ad avere una mezza idea, eh. Balotelli può sognare in grande. Balotelli vuole una big per il suo forse ultimo anno di carriera in Serie A. E andiamo allora contro il Bologna. Chiudiamo contro il Bologna. 3, 2, 1, 1-0. Balotelli, Balotelli! Chiude, mi sembra, 15 gol Balotelli. Andiamo a fare la verifica finale. Mamma mia, che impatto di Super Mario Balo nel suo ritorno in Serie A, nel suo ritorno nel calcio che conta. Allora, noi chiudiamo al posto numero, al nono posto in campionato con 58 punti. Vi devo dire, manco male. Abrosa. Statistiche, ordina per gol, 43 presenze, 18 gol e 2 assist, che ufficialmente vuol dire, perché dobbiamo togliere quelle fatte nei primi mesi, 31 presenze, 15 gol e un assist in campionato per Mario Balotelli al suo ritorno in Serie A. Tanta roba, raga. Mamma mia. Vediamo se per caso abbiamo vinto la Coppa Italia, raga, visto che dobbiamo vincere un trofeo, che potrebbe essere una cosa molto interessante, ma non penso. Coppa Italia Frecciarossa. No, vince la Roma. Vabbè, non ci interessa, raga. Andiamo dentro la seconda stagione. Mamma mia, abbiamo vinto il derby. Che spettacolo, siamo usciti. Ah no, abbiamo perso il derby. Abbiamo perso il derby ai rigori. Brutta storia. Ragazzi, andiamo dentro la seconda stagione. Potrebbe esserci una sorpresa, ve lo dico. E la nuova stagione inizia con una sorpresa incredibile per Mario Balotelli, perché dopo quanto fatto di bene nei 6 mesi al Genoa, nel suo ritorno in Serie A, si è fatto notare dalla Roma. La Roma l'ha preso e gli ha detto: ti vogliamo dare una seconda opportunità, non solo in Serie A, ma in una grande squadra della Serie A. E quindi Balotelli va alla Roma nell'anno che precede il mondiale del 2026. La Roma può essere una piazza giusta per farsi vedere da mister Spalletti. Vabbè, gli è andata addirittura la 10, gli mettiamo la 45, ma Balotelli è un nuovo giocatore della Roma per l'anno prima del mondiale. E questa è la formazione della Roma la seconda stagione. Ora capisco perché hanno preso Balotelli, raga. Gli è rimasto solo Tammy Abraham davanti e non hanno più Dovbik. Non so che fine ha fatto. Sistemo un attimo la squadra, senza stare a fare acquisti ovviamente, raga. Aggiusto solo i titolari e cose varie. Pepe ci occidia, hanno pure fatto il cambio ruolo.
E poi ci vediamo direttamente alla cappella simulata. Tra l'altro, visto, stiamo in Europa League o forse in Champions, perché siamo arrivati quinti, quindi potremmo anche essere in Champions League. Comunque sarà un ritorno di Balotelli anche in Europa. La Champions League che lui tra l'altro ha vinto nel 2010, con quella polemica della maglia lanciata con la maglia dell'Inter. Vabbè raga, e attenzione a questa stagione perché è fondamentale per Balotelli fare bene per essere convocato in nazionale. Vediamo che succede. Vinciamo la partita con l'Atalanta 1-0, Sulè migliore in campo. E allora siamo al 1 febbraio, raga. Andiamo un po' a vedere com'è la situazione. Anzi, nel mentre abbiamo una partita di Europa League, fase a campionato contro Young Boys. Vabbè, siamo in Europa League, abbiamo vinto pure questa, ancora sulle migliori in campo. Andiamo a vedere al 1 febbraio com'è la situazione, raga. Molto rapidamente, classifica della Roma al 1 febbraio, terzo posto, chissà se grazie a Mario Balotelli. Supercoppa? Oh, abbiamo vinto la Supercoppa! 3-0 in finale col Milan, in semifinale vinciamo i rigori con la Juve. Quindi, altro obiettivo portato a casa da Balotelli, vincere un trofeo al suo ritorno in Serie A, al suo ritorno nel calcio dei grandi. Boom boom, prima V messa nella tabella, primo obiettivo completato. Che poi in realtà, secondo me, abbiamo completato anche quello di andare a giocare in una grande squadra, perché la Roma è una grande squadra. Quindi mettiamo il secondo obiettivo, va? Mettiamo anche giocare in una grande squadra, completato. Andiamo a vedere però su Abrosa cosa sta combinando Balotelli. Ordina per gol. Mamma mia, 25 gol in 35 presenze e 5 assist. Quindi Balotelli è già arrivato a 40 gol al suo ritorno in Serie A, contando i 15 dell'anno scorso. Altro obiettivo completato. Gli manca quello degli assist perché era 2. 5 più 2 fa 7, deve farne 15. Però secondo me ci arriverà anche lì. Tre obiettivi completati così in 6 mesi alla Roma. Ragazzi, non resta che un obiettivo: concludere bene la stagione per farsi convocare al mondiale. Sarebbe una cosa folle. Allora andiamo verso la fine. Mamma mia, mamma mia. Il mondiale è a fine anno, vero? Sì, perché siamo nel 2026 e abbiamo pure l'Europa League. Andiamo fino al 1 giugno e vediamo che succede. Vogliamo Balotelli in nazionale. Il ritorno! Ci siamo, 1 giugno. Intanto andiamo a vedere se siamo arrivati in finale di qualcosa. Coppa Italia persa in finale, Europa League non siamo in finale. Chiudiamo con un 5-1 con l'Udinese, un 3-0 con la Samp. Ok, andiamo a vedere raga, perché qua possiamo scrivere la storia. Terzo posto in campionato, che con la Roma devo dire tanta roba, contando che Balotelli stava facendo il devasto, quindi merito suo. Supercoppa l'avevamo vinta, Coppa Italia persa in finale, brutta storia. Semifinale abbiamo battuto il Monza e prima l'Inter, ok. Europa League cosa è successo? Trabzonspor Aston Villa in finale, ma dove siamo usciti raga? Siamo usciti contro Olimpia con gli ottavi, vabbè. Andiamo a vedere da Abrosa Balotelli cosa ha combinato. Ordina per gol. Mamma mia, Mario Balotelli! Ma come obiettivo potevo mettere 50 gol, 60 presenze, 40 gol, 7 assist. E raga, è salito di overall. Ma com'è possibile? Qua mi dice che scende, guardate, riduzione livello a 83 in una settimana. Invece sta facendo talmente bene che sta crescendo. Con 40 gol, se non vieni convocato in Serie A, c'è un problema. C'è qualcosa contro Balotelli. La nazionale italiana non lo vuole se non viene convocato. Vediamo. Mamma mia. 60 presenze, 40 gol, 7 assist. E quindi arriva a 55 gol e 9 assist al suo ritorno in Serie A in un anno e mezzo. 55 gol in un anno e mezzo! Andiamo a vedere il mondiale che succede. E poi, raga, direi ultima stagione. Sì, per forza. Ah, tra l'altro, raga, Balotelli, capocannoniere della Serie A, non ho voluto metterlo come obiettivo perché mi sembrava impossibile, ma Mario Balotelli, 25 gol in 38 presenze, capocannoniere della Serie A. Calma, calma, calma! Attenzione, notifica, giocatori impegnati con le nazionali, non ci hanno convocato al mondiale! Ma questa è una vergogna! Ma come fa a non essere convocato Mario Balotelli al mondiale, ragazzi? No, 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 raga, questa è una follia, questa è una follia. Scamacca Reteghi e non convocano questo Balotelli, raga, raga, ma è una vergogna, ma è una vergogna, una follia. E allora niente mondiale, andiamo a chiudere la carriera di Mario Balotelli con un ultimo anno in Serie A per dimostrare alla nazionale italiana che si è sbagliata tantissimo a non convocare questo Mario Balotelli che è tornato nel prime. E l'ultima stagione di Mario Balotelli prima di ritirarsi inizia con un colpo di scena incredibile, perché dopo il Genoa, dopo il passaggio alla Roma, arriva l'Inter che lo rivuole per fargli chiudere in bellezza la carriera. La squadra che l'ha creato, la squadra dove lui ha iniziato a giocare a calcio, dove ha toccato i primi palloni, la squadra con la quale ha debuttato in Serie A, sarà la stessa con la quale si ritirerà, ovvero l'Inter. Dopo tante tensioni, dopo l'addio, torna all'Inter dopo 40 gol realizzati con la maglia della Roma in Serie A e dopo la convocazione nazionale mancata. Torna qui per dire a Spalletti: mister, non ci hai capito niente, io meritavo la nazionale. Ed eccoci qua con l'Inter. Questa è la situazione: mezza squadra in nazionale, ovviamente Bastoni, Barella e Di Marco sono al mondiale, a noi non ci hanno convocato, quindi già questa cosa non mi piace, ma questa è la formazione dell'Inter. Beh, Tchouaméni in mezzo al campo non male, noi saremo davanti insieme a Lautaro, quindi bisognerà comunque farsi notare e cercare di scambiare con l'argentino. In panchina chi è che ci può rubare il posto? Solamente Arnautovic. Ok, qua manca un terzino, ma
vabbè, Buchanan si adatterà. Regà, io direi ci vediamo direttamente a fine stagione. Anzi, ma perché in porta c'hanno Martinez? Ah, ma c'hanno Diogo Costa. Vabbè, vabbè. Vi dicevo, ci vediamo direttamente a metà stagione. Ma prima voglio andare un attimo avanti nel calendario per vedere com'è andata l'Italia senza di noi al mondiale. Quindi andiamo tipo fino al 10 e vediamo un po' cosa è successo all'Italia. Perché, oh, avete fatto un errore clamoroso, clamoroso. E ora scopriremo che l'Italia ha vinto il mondiale. Classifica, attenzione. Vediamo un po' se ce lo fa vedere intanto il mondiale. Mondiale maschile, ottavi, gironi. Andiamo un attimo a vedere l'Italia. È arrivata seconda nel girone, chi ha beccato? Non si può sapere. Ha beccato l'Inghilterra ed è uscita. Ve l'ho detto, con Balotelli passavate. Spalletti, Spalletti, o non so chi, magari all'anno esonerato c'è qualcun altro. Allenatore dell'Italia, ma cosa hai combinato? Te lo dimostrerò in questo ultimo anno. Balotelli, l'anno prima del ritiro, lo chiude all'Inter. Ed eccoci qua a metà dell'ultima stagione. Primo febbraio, abbiamo la Champions, quindi molto bene. Vediamo un attimo come siamo andati nella fase a campionato della Champions e come stiamo andando in campionato. Allora, no, Coppa Italia non mi interessa, ragazzi. Serie A, siamo primi, attenzione, Balotelli può tornare a vincere lo scudetto, può farlo con l'Inter. Champions League invece, siamo ai playoff, perché siamo arrivati noni, non ci credo, a un punto, anzi a pari punti, per un gol di differenza reti, mamma mia. Vediamo Balotelli però se sta andando bene come ha fatto alla Roma, perché lì ha fatto 40 gol a fine anno. A Brosa, statistiche, ordina per gol... vabbè, 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 oh, 35 presenze, 12 gol. Il problema è che Frattesi sta segnando più di Balotelli. Balotelli è calato, sta invecchiando. Però 12 gol a 36 anni in Serie A, manco manco male, raga, per niente, per niente. Allora andiamo fino a fine stagione e vediamo che succede, raga. Se andiamo avanti in Champions, ve la commento. Allora ragazzi, siamo quasi a fine stagione. Non mi sono fermato prima perché purtroppo siamo usciti dalla Champions, ma poco poco importa. Intanto perdiamo col Palermo, adesso abbiamo la sfida col Napoli e poi c'è la finale di Coppa Italia contro la Juventus, quindi potrebbe essere anche interessante vedere come va a finire. Bene, vinciamo col Napoli e andiamo a simulare la finale di Coppa Italia contro la Juve. Lombardia contro Juve, Inter contro Juve. Balotelli è sceso 82, attenzione, abbiamo vinto i rigori. Vediamo se ha segnato Balo. Qua era uscito, no, ha segnato il primo rigore. Ha segnato i supplementari, doppietta ai supplementari. Mamma mia, Balotelli decisivo, altro trofeo per Super Mario Balo. Vamonos. E allora andiamo verso l'ultima di campionato. Abbiamo il derby con il Milan, attenzione. Quanto va a finire? 2-1 per noi. Lautaro miglior marcatore. Ora ultima partita col Parma. Prima di vedere tutto quanto, raga, voglio solo entrare un attimo in campo e provare a fare un gol con Balotelli, perché sarebbe fantastico. Parma contro Inter, vamo. Ci siamo, l'ultima partita di Mario Balotelli da calciatore professionista. Gli è mancata la nazionale, ma ha fatto un gran ritorno nel calcio che conta. E allora voglio provare a fare un gol e poi andiamo al risultato. Un gol con Super Mario Balo. Guarda lì quanto gasa. È un po' scarso, perché è sceso 82, però gasa, gasa. Attenzione a Lautaro che gira per Balo. Super tiro! Ed è similissimo al gol che ha fatto contro la Germania. Il gol iconico dove Balotelli è andato così a far vedere i muscoli. Perché Mario Balotelli merita di essere tornato in Serie A e lo dimostra con un gol così, un siluro, sotto l'incrocio dei pali. E allora andiamo al risultato e andiamo a vedere come ha concluso Balotelli con la maglia dell'Inter. Mamma mia, avanza alla fine. 2-2, va bene, ma chi se ne frega. Allora, andiamo a controllare classifiche prima di tutto. Campione d'Italia, altro titolo per Mario Balotelli. Vamonos. Mancavano poi 6 assist per completare anche l'obiettivo degli assist. Vediamo, Supercoppa l'abbiamo persa, ma chi se ne frega. Champions League, cosa è successo esattamente? Contro chi siamo usciti? Non lo so. Contro l'Atletico Madrid, come nella realtà l'anno scorso l'Inter agli ottavi. Va bene lo stesso. Vediamo Balotelli, sicuramente non avrà fatto 40 gol, ma vediamo un po'. A Brosa, statistiche, ordina per gol, super! Mario Balotelli chiude la sua ultima carriera tra i professionisti con 34 gol e 7 assist. Quindi con 16 assist totali, completato anche l'obiettivo degli assist. E chiude con 65, 75, 85, 89 gol in 2 anni e mezzo al ritorno in Serie A. Follia in movimento, totale, totale. E se ti è piaciuto questo video, ti invito a guardare anche questo qua e a iscriverti al canale cliccando qua. Fidati che non te ne pentirai. Parola di Venom. Ciao!